Da quanto tempo non piove, signor Antonio? Un anno. C'è uno sbaraglio, secondo me, di madre natura. Diversi tipi di grilli non esistono più. Diversi tipi di formiche non esistono più. Doveva essere la raccolta di grano, ma purtroppo... Basse Madonie, Sicilia occidentale, greti dei fiumi asciutti, terra arida. A causa della siccità, agricoltori e allevatori vivono un dramma. Spighe morte, vuote, non c'è niente dentro. Ogni spiga dovrebbe avere 50-60 chicchi di grano. Qua ce n'è uno, magro. Dove trovi la spiga, se no non c'è neanche la spiga? Rosario, questo silenzio è naturale. È innaturale, sicuramente, di questi tempi non sentire nessun rumore, dovremmo sentire il rumore delle mietitrebbie, dei trattori che trasportano il grano, come è sempre stato, invece c'è un silenzio di tomba. Per la semina dei nostri terreni abbiamo speso sui 50-60 mila euro e non raccoglieremo nulla, con l'aggravante che dobbiamo andare a comprare il foraggio per gli animali, per cercare di mantenerli, farli sopravvivere, non so fino a quando, e ancora l'estate deve arrivare. Dobbiamo fare 10 km di strada sterrata per trovare una mietitrebbia in attività, ma il raccolto è scarso. Saranno circa 6 ettari, la produzione è stata minima, avrò fatto un 20 quintali di roba. Invece negli anni indietro erano circa 300 quintali. Dati di questi ultimi due giorni di inizio campagna trebbiatura portano 2 quintali a ettaro sulla produzione biologica di grano duro e 5 quintali a ettaro per quanto riguarda le produzioni convenzionali. Contro una produzione che dovrebbe essere? Contro una produzione che dovrebbe essere per il grano duro biologico siciliano 25-28 quintali a ettaro, 45-50 quintali a ettaro per le colture convenzionali. Bisogna intervenire con tempestività perché i nostri nuovi nemici, oltre alla siccità, sono il tempo, che è sempre di meno, e la burocrazia. I provvedimenti promossi dal governo regionale devono essere attuati senza indugio. Bisogna fare presto, ma senza acqua non c'è vita, si muore. Avevo circa 100 capi adulti e ora sono stato costretto, causa la siccità e il problema mangiare acqua, a venderne circa 30 capi. Fieno lo stiamo comprando, e l'acqua lo prendiamo, c'è un pozzo comunale, piccole sorgenti, i fiumi sono secchi, non c'è niente, i laghi a 2 anni che non ce n'è neanche una goccia. Ci arrangiamo, cerchiamo di superare questa crisi. Ma quanto può resistere? Possiamo resistere fino a, se non piove, un altro 3-4 mesi. Se non piove a settembre, per il prossimo anno non ce la facciamo.